Mattias. Avrei voluto trovare un modo più dignitoso che comunicartelo per lettera, ma a quanto pare il tempo ha fatto il suo corso. E così è la vita. Pochi giorni mi rimangono, e tu lo sai solo ora. Sei un ragazzo che si è sempre fatto in quattro per gli altri, demotivato dai pregiudizi e governato da una disciplina ferrea. Non abbandonarla mai. Porta la tua musica ovunque tu la senti. Non lasciarti intimidire dall'amico invidioso o l'artista affermato, né da restrizioni d'età. Se hai un ideale, un'ambizione, coltivala e costruisci il tuo percorso, senza farti distrarre dalle limitazioni degli altri. Goditi quei piccoli momenti di eternità e apparente stato di immobilità, come formativi e in un certo senso propositivi per il tuo piacere e la tua formazione artistica. Il motivo per cui ti ho nascosto di avere il cancro è perché tu ti saresti preoccupato inutilmente. La morte è un passaggio necessario e tutti ci arriviamo, prima o poi. La bellezza della vita sta nelle sue fragilità. Se fosse eterno vivere su questa terra, non ci sarebbe commozione e amore. Avrei preferito avere più tempo per aiutarti nel tuo percorso, ma sei un ragazzo in gamba che mi porterà sempre in ogni momento della sua vita. E noi ci rivedremo un giorno molto lontano. Ne sono convinto. Basta che ci credi. Ti amo, figlio mio.
Papà? Sì. Papà. Papà. Ah, sì. Sì, giusto. Vabbè, sono le 11, troppo un appuntamento? presto. No, lui mi aveva detto che mi chiamava verso l'ora di pranzo. Pranzo a questo. Quel divertimento.